stato terribile, Achille. La terra tremava e le onde dell'oceano hanno sommerso Porto. Quante sono le vittime? Migliaia. Ogni famiglia ha subito perdite. Vuoi aspettare gli altri come al solito? Odio in momenti come questi, ma gli uomini di Makanda hanno completato il loro compito prima del terremoto. Non lo so. Pare che Vandredi sia disperso. Era molto forte. Uno degli studenti migliori di Makandal. Che peccato. Quindi non sappiamo se ha trovato il posto. Già. Ma anche se ci fosse stato un tempio, dubito che sia ancora in piedi dopo le onde. Fatti che indicavano la via? Rubati. I Templari hanno approfittato del caos. Hanno preso il manoscritto e la scatola dei precursori. Li ho inseguiti via mare, ma li ho persi quando sono arrivati a New York. Dobbiamo pensare a cosa fare ora. Adewale sembrava preoccupato. So che Liam ti stava aspettando. L'hai visto per caso? So che la signorina Hope ti stava cercando. Sei in ritardo. Hope, che mi sono perso? Solo la prima ora di lezione. Ci alleniamo sempre, che seguace! E continueremo a farlo. Non sprecare il fiato, Shay odia l'allenamento come un gatto odia l'acqua. Ehi! Peccato, il ragazzo ha del potenziale. Ma poca disciplina. Va bene, va bene. Che cosa devo fare? Ben fatto. Beh, qual è la sfida di oggi? Oggi impareremo a sparare. Tieni, puoi usare queste. Ma sono le tue. Beh, voglio darti una mezza possibilità di farcela. Forza. Spara a questi bersagli. Prenditela con calma. Ma non troppo, abbiamo anche altro da fare. Ricarica. Chiunque sa colpire i bersagli da fermo. Prova a farlo mentre corri. Andiamo, sbrigati. Il tempo scade. Ben fatto, Shay. Continua così. Ottimo, Shay. Non farti innervosire dagli altri. Non sembra, ma lo fanno per il tuo bene. Era ora che arrivassi. Non vorrei mai far aspettare una signora. Non sono una signora, ricordatelo. Sono la tua insegnante e un tuo superiore. Beh, almeno una cosa è vera. Allora cosa faremo? Vedremo i mille modi di uccidere. Voi due, rendetevi utili, sorvegliate Shay.
Puoi uccidere senza farti vedere. Attacca da dietro un angolo e il bersaglio non se ne accorgerà nemmeno. Ben fatto. Sono sorpresa. Ah, il classico covone. Nasconditi lì e sorprendi il bersaglio quando è vicino. Molto bene, Shay. Attacca da dietro un angolo e il bersaglio non se ne accorgerà nemmeno. Non c'è dubbio, te la sai cavare da solo. Meglio di ciò che mi aspettavo. Sei davvero diventato più bravo, Shay. Oh, adesso non montarti la testa. Shay, seguimi. È ora di imparare a sopravvivere alla frontiera. Penso di essermela cavata abbastanza bene finora. Forse, ma c'è altro che posso insegnarti. È ora di andare a caccia. Usa tutti quanti i tuoi sensi per trovarla. Non bisogna mai uccidere senza motivo. Usiamo ciò che ci dà la natura. Bene, ora... Con queste potrai tenere vicine le pistole. Achille ha un'altra cosa da mostrarti. Sii puntuale in futuro. Shay, ho sentito dire che hai un'ottima mira. Davvero belle.
Grazie, mentore. La nave mi chiama, Achille. La gente di Haiti farà buon uso dei tuoi doni. Spero che ritroverai ciò che hai perso. Perso? I Templari hanno rubato due manufatti preziosi. Un manoscritto antico e la scatola che permette di capirne il senso. Ho seguito i Templari fino a queste coste, ma d'ora in poi tocca a te, amico mio. Addio, Adewale. Chiunque possieda i manufatti può accedere ai siti dei precursori. Dobbiamo recuperarli. A ogni costo. Dove si va? Ovunque ci conducano i Templari. Liam, non è proprio da te partire senza un piano. Sono senza piano. Scegliamo noi dove combattere. E noi? Noi siamo più forti sul mare. Hai ragione. Salpiamo allora. Solo una pista, Shay. Speriamo che ci porti vicino ai manufatti. Quindi Achille ti ha dato questa missione? No, io devo assegnarti una missione. Cerca di scoprire cosa ha rubato Makanda. Devi recuperare la scatola dei precursori e il manoscritto. Ecco il tuo incarico. E qual è il tuo? Guardarti le spalle. Achille non si fida molto di me, vero? Tempo al tempo, Shay. Fallo per lui. Otterrai ben più della sua fiducia. Liam, tu sai cosa sta scrivendo Achille? Vedo che sta sempre nel suo ufficio, sepolto dalle carte. Capitano alla barra! Tiene registri, scrive resoconti, studia quel poco che si sa dei frutti dell'Eden. E ovviamente si tiene in contatto con gli assassini degli altri continenti. Ovviamente. Liam, sei proprio un palo nel culo quando dai per scontato che tutti sappiano quello che sai tu. Che posso farci se Achille vuole che sia informato sulle nostre controparti in Europa e altrove? Chi sei, il figlio prediletto? Connor è il figlio prediletto, è l'unico. Allora è il suo erede. Connor erediterà la sua casa. Tu sarai mentore. Vedremo. Come vuoi, principe reggente degli assassini. Chiamami di nuovo così e ti do in pasto agli squali.
salvi, capitano. Merce in acqua, capitano! Credi mi venderesti chili di quelle ragoste in Francia? Ah, ecco il venditore di cavoli. Era ora. Abbiamo un indizio su quel manoscritto. Mi stupirebbe sapessi leggerlo. Nessuno ci riesce, imbecille. Ecco perché i Templari ci stanno mettendo tanto. Ma un alleato li ha spiati per conto nostro. Un pirata? Una spia amica dei pirati. Salperemo per anticosti. Sarà un buon banco di prova per quella latrina che chiami nave. Quanto possiamo fidarci dei pirati? Li considero come fratelli, Shay. Quando sarà il momento, ci aiuteranno a combattere i Templari. Se solo gli inglesi si rendessero conto che i Templari li stanno onorando. Quindi i Templari hanno davvero in pugno le colonie? Non proprio. Ma la loro influenza è molto potente. E la spia che dobbiamo incontrare? Non devi preoccuparti, la fedele eternita. Degli amici in entrambe le flotte, quella francese e quella inglese. E conosce quello che succede da queste parti più di quanto tu possa mai sperare di sapere. Liam, cosa mi puoi raccontare di Adewale? È evidente che lo ammiri molto. Sì, ho avuto l'onore di lavorare con lui. Non ho mai conosciuto nessuno così dedito alla causa. Ma non è solo questo. Adewale era già una leggenda prima di unirsi alla confraternita. Era un pirata, il flagello delle Indie Occidentali. A contatto con personaggi come Barbanera, Boots Rogers e Calico Jack Rackham. Capitano al timone! Piegate le vele al vento! Thank you.
Lì, capitano. Un vascello inglese. E pare che sia in pericolo. Va benissimo. Forse dovremmo aiutarli a finire in fretta in fondo al mare. Non siamo affrettati. È pieno di merci reali. Guarda con il binocolo. Dai un'occhiata tu stesso. Che bellezza. È la giornata giusta per alleggerire le tasche di Re Giorgio. Attenzione. Basterà qualche sparo. Non esagerare, ho attaccato tutti gli uomini. Merce che porta. Possiamo salire a bordo e ricadarla. Fagli vedere chi sei, capitano. Forza, uomini! Il bottino è nostro! Per la Morrigan! Capitano, il mare da qui ad Anticosti è pericoloso. Rinforziamo la Morrigan prima di proseguire. C'è un capitano di porto qui vicino. Spendiamo i nostri soldi in miglioramenti. Non sapevo ci fosse una confraternita ad Haiti. Sì, François McCandall è il meglio. Molti dei suoi sono reclutati tra i morti. Sono gli schiavi fuggiaschi e i loro figli, giusto? Esatto. È un peccato. Scappati da condizioni orribili e poi uccisi dal terremoto. Ma Haiti è una colonia francese, no? Sì, lo è. E qui gli assassini aiutano Re Luigi. Ma ad Haiti i francesi possiedono gli schiavi che vengono liberati dagli assassini. La nostra battaglia va al di là della politica, Shea. Un piccolo villaggio di... E questo è il posto? Ci sono solo pescatori con i loro attrezzi. Sì, la pesca è fondamentale per sé. Ma andrà benissimo per quel che ci serve. I francesi furono i primi a pescare qui, ma Re Giorgio pretende sempre di più. E i locali stanno nel mezzo. Al vento! Chiudete tutte le vele! A che pensa, capitano? Thank you.
gran bella mossa. Il cherche à filer. Plus vite, on perd du terrain. Thank you.
Le chasseur ci sta aspettando. Il mare da qui ad alti costi è pericoloso, ma la Morrigan è abbastanza resistente. Ehi, di bordo! Altri pescatori da per sé. Il nemico pattuglia con cura. Navi nemiche! Stanno facendo affondare i pescherecci. Saranno che i pescatori abbiano invaso la loro zona. La pagheranno! Guarda caso, sovrappongono proprio tra noi e Anticosti. Che ne dici se li facciamo affondare tutti quanti? Una volta tanto mi trovo d'accordo con te, Shay. Questa sì che è una sorpresa. Fiato in pieno! Tutto qua!
spia è già lì ad aspettarci. Sì, spero che le chasseur abbia altre informazioni sul manoscritto. Può darsi che abbia già scoperto come funziona tutto. E io sono l'imperatore di Roma. Ave Cesare! L'aria salata, mezzo all'oceano, l'uomo è davvero libero. Che ne pensi, via? Siamo qui per una ragione, sì. Che serve la libertà? Se non puoi nemmeno assaporarla e goderla. I templari infestano. Finché ci saranno loro, non mi sentirò. Io penso che dovremmo soltanto parlare con loro, invece di stare nascosti. Perché faresti? Il sorriso è un augurio di buona giornata mentre ti ammazzano? Beh, certo che no. Sono bastardi assassini che vogliono dominare il mondo in nome. E noi non abbiamo niente a che spartire con loro. Eccola lì, anticosti. Le chasseur dovrebbe essere lì, e se siamo fortunati saprà dove trovare il manoscritto. La tempesta sembra pericolosa. Riducete le vele, forza! Trovate impiegate tutte le vele! Mettete gabbie e controvelarci! Tracca qui, capitano. Siamo giunti all'isola di Anticosti. Allora, come va? Guarda un po' qui. Ho preso in prestito questi progetti dalla marina inglese. Non ho mai visto niente di simile. Bene. Ci serviranno armi più potenti. Le chasseur, permettimi di presentarti un amico. Si chiama Shay Cormac. Signore, buone notizie. Su questa stessa nave ho intravisto il manoscritto che cercate. Era redatto in una lingua esotica, a me incomprensibile, piena di disegni. Piante e animali degni di un vero piomane. Non c'erano delle carte? Nessuna mappa? No. Forse è necessario qualche codice, ma né io né gli inglesi lo conosciamo. Dov'è il manoscritto ora? L'uomo che l'aveva agiva per conto di un certo Washington. Conosco quel nome. È un importante templare, non è vero? Già. Lawrence Washington aveva grandi ambizioni e i templari l'hanno aiutato. Shay... andiamo a cercarlo. Ti siamo debitori. Il favore della sorte. Am I seeing things? Again? Oh!
I can't see him anymore. Clear. I'll catch up with you. Ovunque metta piede questo Lawrence Washington. Liam! Finalmente inizia a entrare nel giusto spirito. È un templare e un colibrio. Serve altro? Bene. Mollare l'ancora! Scusa, ma da quando Chevalier può darci ordini in questo modo? Siamo assassini, proprio come lui. Ha più esperienza e conosce meglio queste acque. Perciò da queste parti comanda lui. Senti, mi comanda a bacchetta anche alla tenuta. Quindi conosce anche la terra meglio di me? È un cane da tartufo? Oltre rispetto, Shay. Lui dovrebbe rispettare me, Liam. Io rischio la vita come tutti qui. La rischi anche di più, direi. Ma il punto è che Chevalier riflette e pondera prima di prendere una decisione. L'esperienza accumulata glielo permette. Mi domando quanta esperienza mi serva ancora prima di poter decidere quando svegliarmi o agire. Liam, a volte penso di essere meno adulto ora di quando eravamo bambini. Dormivamo scomodi e scroccavamo il cibo, ma almeno decidevamo dove e quando. Alle brizze! Prendiamo il vento! Piegate gabbie contro veracci! Merce in acqua, capitano! Quello è Greystone. Prendete gabbie contro veracci! Sciogliete le vele! Cazzatele al vento! Usate i coltellacci! Si vuole! Cascate! Togliete vento! Via i coltellacci! Prendete tutte le vele!
open round. Calate l'ancora. Capitano alla barra, spiegate e cazzate! Spieghiamo... Yeah.